Salve a tutti. In questo periodo in cui siamo obbligati per rallentare la diffusione del coronavirus a stare in casa, è bene eseguire per qualche minuto a giorno degli esercizi di mobilità globale. Iniziamo ponendo le mani sotto il mento ed eseguendo con la testa delle circonvoluzioni lente e ampie, cercando di non esagerare per evitare che il movimento possa darci fastidio. Prima da un lato e poi dall'altro. Come secondo esercizio, poniamo le mani sulle spalle ed eseguiamo delle circonvoluzioni, ancora una volta, lente ed ampie delle spalle, disegnando con i gomiti dei cerchi, prima in senso orario e poi in senso antiorario. Mani ancora una volta sulle spalle, le portiamo verso il soffitto e le riportiamo di nuovo da dove eravamo partiti, su e giù. Se dovessimo sentire dei fastidi o dei dolori alle spalle durante l'esecuzione di questo movimento, possiamo incrociare le dita delle mani e aiutarci in questo modo. Bene, quarto esercizio per le braccia, mani avanti, avviciniamo le mani tra loro, apriamo le braccia facendo avvicinare le scapole dietro e le riportiamo avanti. Apro al massimo che posso, sempre seguendo la regola del non dolore. Devo fermarmi un attimo prima che sento il fastidio. Ok, ora passiamo a degli esercizi per riattivare un pochino la circolazione, proprio perché è bene limitare le passeggiate all'esterno. E quindi solleviamo un tallone alla volta, prima destra e poi sinistra. Possiamo anche eseguire l'esercizio in maniera simile, ovvero sollevando contemporaneamente entrambi i talloni, su e giù. Altro esercizio che possiamo svolgere è quello di estendere la gamba in avanti. Possiamo farlo o con le mani sulle ginocchia o, se non ci riusciamo, appoggiandoci alla sedia o alla seduta sulla quale siamo, in modo tale che ci aiutiamo un pochettino con la spinta delle braccia per stabilizzare meglio e quindi permettere alla gamba di muoversi in maniera migliore. Se dovesse risultarci troppo pesante, possiamo anche appoggiare un tallone alla volta in avanti, senza tenere la gamba sospesa in aria. Passiamo a un altro esercizio. Stacco il piede da terra portando il ginocchio verso il petto, verso l'alto, alternando destra e sinistra. Sempre per la mobilizzazione e il rinforzo delle gambe, altro esercizio che possiamo eseguire è questo. Con l'aiuto di una sedia, poniamo le mani sullo schienale, ci sediamo e con la spinta delle mani ci rimettiamo in piedi, cercando di non far superare il ginocchio la punta del piede durante il movimento. Su e giù. Raggiunta quindi la posizione eretta, portiamo le mani sui fianchi ed eseguiamo delle circonduzioni con il bacino, proprio per mobilizzare tutta la colonna, le anche e le caviglie nella globalità. Prima in un verso e poi
poi nell'altro. Possiamo eseguire tutti questi esercizi qualche minuto al giorno, tutti i giorni, come detto prima, più nello specifico dalle 6 alle 10 ripetizioni in base al nostro livello. Ciao!